Buonasera amici di AppleMobile.it. Oggi volevo recensire un'applicazione che si chiama iFoot Pro ed è disponibile a 2,39€ in App Store. Lo sviluppatore è Vito Bellini. Appena lanciata l'applicazione, per la prima volta, ci chiederà di inserire i nostri dati, ovvero la data di nascita, l'altezza e lo stile di vita. Per andare a inserire questi dati dobbiamo andare giù in basso a destra su Utente e compilare quello che ci viene chiesto. Dopo aver inserito i dati andiamo a vedere cosa parla questa applicazione. Questa applicazione ci aiuterà a mantenere il nostro peso forma durante l'anno oppure in previsione dell'estate. Dopo aver pranzato, fatto colazione oppure cenato, possiamo andare a ricercare l'alimento mangiato in questa lista di ben 1700 alimenti. Ad esempio, la mattina mangiamo gli abbracci del Mulino Bianco e ci fa vedere le proteine, i carboidrati e i grassi ingeriti, oltre anche al composto dei biscotti. Andando giù, possiamo vedere un altro menu dove possiamo registrare la quantità mangiata, registrare la porzione, aggiungere preferiti, inviare tramite mail, modificare o eliminare la database. Andiamo a registrare la quantità ingerita. Ad esempio, oggi, 18 maggio 2011, alle 16:40, ho mangiato 20 grammi di abbracci Mulino Bianco. E sotto ci verrà a vedere, in base ai grammi mangiati, quante calorie abbiamo assunto. E dopo clicchiamo su salva. Se secondo voi la porzione che ci fornisce l'applicazione è sbagliata, possiamo andare su registra porzione, cliccare sì per impostare la nuova porzione e cambiare direttamente i parametri. Dopo aver comunque registrato la quantità, possiamo andare in basso su storico, dove ci farà vedere quanto abbiamo mangiato di più di quanto ci era concesso, di quanto ci concedeva l'applicazione. Ad esempio, ho mangiato 1 grammo di più di proteine, 12 di carboidrati, 4 di grassi e 96 kcal in più. Stessa cosa per il passo successivo. Ad esempio, clicchiamo sulla bacchia alla romana, proteine, carboidrati e grassi e di cosa è composto il cibo. Registriamo la quantità. Ad esempio, ho mangiato 120 grammi di abbacchio alla romana, che fa vedere quanto abbiamo ingerito in chilocalorie, e salviamo. Elemento salvato. Perfetto. Andiamo sempre allo storico, ci va a vedere quanto ho mangiato in più, compresi gli abbracci di prima. Andiamo ad inserire un altro pasto, ad esempio, non lo so, ad esempio a pranzo ho mangiato solo arachidi tostate, che andavo di fretta. Qua ci fa vedere sempre proteine, carboidrati e grassi di cosa è composto. Andiamo a registrare la quantità. Ho mangiato 15 grammi di arachidi e salviamo. Andiamo sempre a vedere lo storico. E questo è quanto ho sforato nel mangiare. Dopo giorni che usiamo questa applicazione, possiamo andare in basso sul grafico per far vedere quanto abbiamo mangiato magari durante la settimana, durante il mese. Clicchiamo sul grafico introito calorico. Ci farà vedere giorno per giorno quanto abbiamo mangiato. Ad esempio, oggi ho ingerito 333 kcal. Andando invece sul grafico peso, ora sono troppe poche gli elementi per calcolare un grafico. Comunque qua ci farà vedere il grafico dei giorni, ad esempio se un giorno abbiamo mangiato di più, un giorno abbiamo mangiato di meno.
con il classico grafico ci farà vedere. Andando invece sul report e cliccando su aggiungi, possiamo fare un report giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese di quanto stiamo migliorando. Ad esempio qui mettiamo il peso di ora, scusate, il BF, le circonferenze muscolari, eccetera. Anche per oggi con questa comodissima applicazione è tutto e vi saluto per appmobile.it. Ciao!